Soprattutto durante le piene capita di vedere un grande fiume diventare di color marrone e se facciamo attenzione possiamo vedere tra le onde e tra i vortici formati dall'acqua rami ed altri detriti trasportati a valle. Il colore delle sue acque è dovuto principalmente alla presenza di una grande quantità di sedimenti erosi dalle colline e dai campi. Per l'esattezza stiamo parlando di ghiaia, di sabbia, di argilla e di limo. Questi sedimenti, quando sfociano in mare, secondo la loro grandezza, vanno incontro a diversi destini. Il materiale più pesante, ghiaia e sabbia, in genere non ha modo di essere trasportato al largo, per cui si deposita vicino alla costa. Il materiale più fine, argilla e limo, entra invece in sospensione più facilmente e viene trasportato al largo dalle correnti marine che lentamente lo depositano sui fondali. Dobbiamo immaginare che nel Pliocene, proprio come accade oggi, intense piogge andassero ad alimentare fiumi in grado di trasportare sedimenti di varia natura fino a quel mare tropicale dal quale sarebbero emerse le colline toscane. In quei fondali preistorici l'argilla e i sedimenti più fini andarono a depositarsi a largo su un fondale che era destinato, sotto la costante spinta del continente africano, a sollevarsi fino ad emergere e formare le colline che caratterizzano la campagna toscana. Questi versanti collinari, proprio per la particolare formazione geologica, sono oggi diffusi nell'entroterra e formano quei meravigliosi paesaggi chiamati le crete. Le crete sono tipiche morfologie del terreno causate dall'erosione delle acque di dilavamento, cioè proprio quei sedimenti fini che i fiumi pliocenici avevano trasportato al largo. Normalmente queste formazioni sono il prodotto di paesaggi dove l'assenza di una copertura vegetale protettiva mette a nudo i terreni argillosi. Le crete quindi vengono profondamente incise dalle acque di ruscellamento, riportando al mare i sedimenti, seguendo una sorta di percorso circolare che non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine.